Oggi siamo a Jasmin, che diciamo dove c'è il porto di Hammamet. Dopo più di 3 mesi rimetto piede su una barca, ci facciamo 2 bordi qui nel golfo di Hammamet, nella barca di Fabrizio, un altro matto che anche lui ha deciso di prendere la residenza qui, ha preso la residenza in barca pure. Ecco, queste sono le strutture del porto. Il porto è molto buono, le strutture un po' troppo occidentali e troppo poco arabe, mentre d'estate mi dicono che è un grande casino. La gelateria italiana ovviamente non poteva mancare, e qui guardate, ci sono il fanale verde e il fanale rosso, che in genere delimitano l'ingresso al porto delle navi, delle barche, non delle persone. Ecco, questo, anche questo è un po' qualcosa di finto. E lì, signora tipicamente araba, è un ristorante a forma di barca. O così, una volta. E allora, lui è Fabrizio, che sarebbe il proprietario. Eccomi, della barca, presente. E lui è Antonino. E poi, loro non si offendono. Giovanni, mi sembra che tu lo prendi senza... Ma questa è la colazione. Questo è il pontile. Siamo qui ormeggiati ora davanti alla capitaneria, perché per uscire bisogna chiedere il permesso e fare vedere i documenti delle persone a bordo. Nel frattempo qua ci sono un bel poco di turisti e tunisini, immagino, che salgono su questa la nave dei pirati, un'altra delle cose finte che ci sono qui a Jasmin. Usciti dal porto, questi sono tutti gli alberghi e le spiagge di Jasmin. Cavolo, era 3 mesi che non uscivo in mare. Vento pochissimo, ma sono felice lo stesso. Poi, questo è un 42 piedi Bavaria, molto, molto bello, costruito ancora negli anni in cui le barche le sapevano fare. Io quando sono a mare sono l'uomo più felice al mondo, sono ricco. Non ho più bisogno di nulla. Avere la carta per regolamento. E questo è il... Devi avere la carta nautica del luogo dove stai navigando. Anche se tu c'hai 3. E questa è la medina di Hammamet, vedete il forte, che non lo avvicino un poco. Questa è la medina di Hammamet, con la sua spiaggetta. Questa spiaggetta qui all'ancora, vedete una barca a vela che è uscita prima di noi dalla porta di Jasmin. Allora andremo un po' a farle visita. Comunque oggettivamente bisogna di uscire in barca a vela, poco vento, molto vento, 20 metri, e comunque è meglio che stare a terra. E le cose si vedono con una prospettiva completamente diversa. Questa è la barca a vela di cui vi parlavo prima. Ecco, ora si vede meglio il forte con dentro le case della medina. Poi qui, proprio sulla punta, dove si vedono quelle 2 palme, c'è un famoso bar dove fanno un ottimo tè. La sera ti prestano pure il naghilè. Così ora si rientra a Jasmin. Un paio d'ore per oggi può bastare. E questo è il modo di
molo di sopravvento. Qui nel porto di Giasmino, ora vi farò vedere, c'è prima un'area di disimpegno, poi il porto vero e proprio. Siamo per entrare nella zona di disimpegno del porto. E dobbiamo fare la stessa operazione fatta all'andata, ormeggiare la francese qui davanti alla torre di controllo, rimostrare di nuovo i documenti sia dalla barca che delle persone che sono a bordo alla polizia, e poi togliersi dal pontile della capitaneria e rientrare nel pontile dove sta la barca normalmente. Ecco, in questa palazzina dove c'è la torre di controllo c'è tutto, c'è la direzione del marina, c'è la polizia, c'è la capitaneria di porto e c'è la dogana. Diciamo tutto in una sola palazzina, almeno questo evita di fare chilometri per andare da un ufficio all'altro. Fabrizio torna di nuovo alla guardia costiera, gli fa rivedere quello che gli ha fatto vedere prima di uscire, cioè i documenti alla barca, il permesso di navigazione e i documenti di chi era ed è ancora a bordo. Nel frattempo Fabrizio è al telefono con quello alla taverna e comincia a cucinare il pesce. Noi fra poco molliamo le cime dal pontile della capitaneria e andiamo al suo posto nel marina. Stato il pontile della capitaneria, ora ci dirigiamo all'interno per prendere posto al pontile del marina qua di Giasmino. Qui alla sinistra c'è il cantiere nautico del gruppo Rodriguez. Sono molti 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 catamarani. Alcuni veramente orrendi, però insomma ognuno abita, naviga e sta in quel che piace. Ecco, qui stiamo entrando nel posto. Già c'è l'addetto ai pontili che sta tirando la trappa per il corpo morto di prua. Ecco, la barca ora è al suo posto. Allora andiamo a mangiare un poco di pesce. E ovviamente la giornata, almeno questa prima parte di giornata di mare, si conclude mangiando. Fabrizio ha una bottiglia di vino. Che non sappiamo se possiamo
bere oppure no, perché qui con gli alcol ci sono determinati problemi. Ecco, queste sono delle orate, mangeremo le orate e con questo abbiamo concluso la giornata.